Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019, pronti per il Gran Premio di Monte Carlo. Fate le prove libere, andate, vabbè, abbastanza bene, tutto sommato. Sono arrivati le componenti, le varie migliorie che stavamo aspettando. E poi aspetteremo per migliorare freni, valutiamo, più aerodinamica al momento. Puntiamo più sull'aerodinamica, per il resto, come detto, siamo messi molto molto bene. Andiamo a fare il nostro giro di qualifica, che sarà estremamente fondamentale qui più che in altri tracciati. E quindi attenzione qui, perché il muretto, eccoci arrivati, il muretto è lì, ovunque. Più complicati del calendario. Benvenuti alle qualifiche di Monaco. Allora, pronti signori? Le componenti usiamo quelle usate, tanto qui, insomma, potenza ci serve fino a un certo punto, tra virgolette, però meglio qua che altrove. Comunque, concentrati, dai signori, concentrati. Attenzione, grande recupero nell'ultimo settore. Lì abbiamo sguisciato come se non ci fosse un domani. Abbiamo recuperato tanto dalla sesta alla seconda. Un errorino qua nel finale, però comunque avevamo recuperato tanto, anche se rischiato molto. Lo scienziato e Sergio Perez. Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Molto bene. L'auto si comporta bene. Abbiamo rischiato un po' tanto, cosa che in gara forse dobbiamo stare un po' più cauti, perché lì in qualifica giustamente butti il cuore oltre l'ostacolo, la sguisci, se va bene va bene, ma in gara bisogna stare molto ma molto attenti, molto molto attenti. Qua ci ha fregato la rivalità, ma ci sta. Ben fatto. Hai visto signor? Ma che ne sai. Andiamo in gara. Prima fila, signori, dobbiamo assolutamente cercare di sopravanzare l'alfetta e metterci lì davanti. E poi faremo da tappo clamoroso sicuramente, però. Una vera corsa su strada, nel senso letterale dell'espressione. Così Mister Monaco, il leggendario Graham Hill, ha descritto questo evento. Le monoposto sono cambiate molto negli ultimi 50 anni, ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. Olè. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E lo scienziato completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Perez, Verstappen. Anche qui, prima e seconda fila, identiche a livello di auto. Ok, signori. Vediamo un pochino cosa si riesce a combinare in gara. Andiamo a vedere la strategia. Estremamente breve. Cerca di fare una cosa pulita. Non sarà facile, ma non vogliamo correre alcun rischio. Guarda, stavolta metto 22 perché abbiamo migliorato ancora di più il consumo del carburante. Quindi 22 secondo me potrebbe andar bene. Qua non consumi, insomma, dovremmo stare a posto. Signori, come sempre, mi raccomando, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, Instagram, Twitch per le live, secondo canale dove trovate altri video. Poi pian piano, io sto registrando di seguito prima di portare a riparare il Playsit, ma vediamo che succede. Quindi è ancora scassato al momento. Ci abbiamo il DAS farlocco. Bottas è partito in modo estremamente sportiveggiante.
Noi non siamo partiti malacci, cioè rispetto a Bottas sì, rispetto agli altri un po' meno, un po' meno. Abbiamo mantenuto la posizione. Ora concentrazione totale, concentrazione totale, esatto. Hai detto niente, hai detto niente. Qua sono 20 giri tesissimi. Anche qui se non ci saranno particolari variazioni, magari che taglietto qua e là ci può stare, mo vediamo. Qua calcolando che si può superare ancora meno, figurati. Madonna, che gommata, signori, che gommata. Che rischio. Era un po' meno, perché qua giustamente ci vuole più attenzione. Tutte le energie vanno utilizzate nel salutare i muretti. Perez è sempre qui, Bottas se ne va piano piano. Sfilare velocemente, per quanto il volante sfili anche lui, random. Dai, dai. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Vai con aggressività. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. In realtà qua forse conveniva fare, fermarsi più tardi, non, però so, io onestamente non so qua la durata degli pneumatici, perché poi rischiamo di perdere un bel po'. Certo, se rimaniamo intasati nel traffico è la stessa cosa, però mo vediamo. Tanto siamo prima di Verstappen, quindi possiamo decidere noi in tranquillità. Un po' troppi errori stavolta. Ocio. La Bottas mi sa che rallenta un bel po', eh. Benzina abbiamo consumato, vabbè, poi la recuperiamo dopo. Qua possiamo tirare ancora un po'. Magari abbassiamo l'Hertz. Vai così, realisticamente affrontiamo queste curve. C'è una nuova strategia disponibile su DMF. Che cazzo ho premuto? No, aspetta, volevo premere quello della strategia, ho sbagliato, qual è? Va bene, va bene. Stavolta abbiamo accettato volontariamente. Naturalmente quando vai a vedere queste strategie perdi una madonna di tempo, soprattutto se sbagli tasto. Scatroia. Torniamo concentrati, signori. Nono giro, va bene, facciamo sfilare prima gli altri. È onesto stavolta.
Peccato aver perso tutto quel tempo per settare questa cosa. Maledizione. Vabbè, vuoi che non esca una safety car qua? Figurati, figurati. No. Uscito ovunque, è uscito ovunque qua. Non uscirà. Lo spero, onestamente, a sto punto lo spero. Non abbiamo perso troppo su Valtteri, maledizione. Ok, perdiamo qualche decimo a giro sulla vettura davanti. Lo so. Sta iniziando a staccarci. Ma avete distratto voi con ste Kaiser dei cambi di strategia. Sci vostra. Se riusciamo a riprendere il ritmo, però poi rimettiamo un po' la grassa, ma a prendere il ritmo mi sa che se n'è andato proprio Bottas. Sta proprio a macinare. O meglio, noi stiamo perdendo tanto. Prima abbiamo fatto occhio, giro veloce, ma adesso comunque Bottas non l'ha migliorato per ora. Quindi il ritmo noi ce l'avevamo. Vai, rimetti. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Dobbiamo spingere. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Non è vero, non presto è vero. Dovrei ricorrere i giri del motore. Bene così, va bene così. Vai di prepotenza. Cerchiamo di recuperare decimi preziosissimi su Valtteri. Cattiveria qui nel misto. Attenzione, Valtteri è rientrato però, eh? È rientrato. Adesso dobbiamo approfittare sperando che lui magari trovi un po' di traffico. Il vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Dobbiamo macinare sti due giri. Sperando, come detto, che possa trovare un po' di traffico Bottas. Noi non siamo più veloci come i primi giri, però onesto, ci sta. Entrano anche gli altri. Max è rientrato ai box. Max ai box. In questo giro, forza. Io. Concentrati, signori, perché qua ci giochiamo. A parte che non so gli altri dietro si possono guadagnare qualcosa, eh. Mo vediamo.
Direi non al momento. Dietro abbiamo Butler che però ha le medie. Ai box a questo giro. Immagino che abbia fatto la strategia invertita, non credo che abbia fregato Bottas. Attenzione, Leclerc, ritiro. O sbaglio? Sembrava di sì. Eccola. È entrata la safety car. Aspetta che adesso gli altri devono rallentare. Attenzione che adesso gli altri devono rallentare, signori, perché devono tenere il tempo delta. Mi sa che è stata precisissima questa cosa. Mi sa che è stata una gran botta di culo. La strategia e di infatti gara è completa. Sì, signori. Adesso deve finire la corsa con queste gomme. Perché doveva tenere il tempo delta dietro. Sei vicino alla safety cazzo, car. Che dato è che sei al comando non puoi sorpassarlo. Okay. Resta dietro alla safety car. La stavo investendo però, La stavo investendo. Vabbè, signori, ci vediamo quando rientra la safety. Grande cosa comunque, grande strategia tecnico-tattica qua, La safety car Eccoci. È in questo giro. Safety car in questo giro. Sarai tu a controllare il ritmo alla ripartenza. Mantienilo costante finché la safety car non avrà raggiunto la corsia dei box. Aspetta, signori. Facciamo una ripartenza aggressiva. Damose. Bandiera verde. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,9 secondi. Guarda Bottas, maledetto, come sta infogliato. Bottas ce ne ha, ce ne ha. Però dobbiamo cercare di non farci distrarre. Come detto, la gara è ancora lunga, signori. Quindi dobbiamo stare molto accorti. Cercare di tenerlo a bada. Ma senza schiantarci male. Vediamo la grassa. Bella. Cerchiamo di guadagnare tanto qua, dove poi lui potrà utilizzare il DRS. Però se ce ne andiamo di ripartenza, okay, sei nella top 10. Siamo primi, buon uomo, più che nella top 10, eh. Cioè è buona come cosa, Siamo nella top 1, dai. Se Bottas non credo che voglia alzare il piede. Bottas sta macinando forte negli ultimi Gran Premi. Quel Butler lì non ho capito come faccia a trovarsi lì, onestamente. Non ho capito se deve ancora fare la sosta, boh. Mentre Bottas si mantiene molto vicino, troppo direi, Tiriamo troppo le marce, se no la ci giriamo in un attimo. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Damose. Abbiamo fatto un ottimo primo settore, calcolando che prima perdavamo già un bel po' lì. Molto bene, molto bene. Certo, abbiamo finito l'Hertz. Devo recuperarlo un po', però
L'importante è tenere a bada Valtteri. Soprattutto poi per questa zona dove può usare il DRS. Damose, damose. Di concentrazione qui, come detto, non so se vi taglierò qualcosa, boh, poi vedrò la durata del video. Magari Monte Carlo forse può essere anche intrigante vedere i giri in silenzio, boh, non so, ci guarderemo. Ultimo giro, signori, ultimo giro qui a Monte Carlo per un gran premio emozionante per la nostra McLaren, che ha saputo sfruttare al meglio la classica safety car. Cioè sfruttare, vabbè, siamo stati in quel caso un po' fortunati, ma la fortuna aiuta gli audaci. Poi abbiamo fatto anche delle buone qualifiche, stanno tenendo un buon ritmo, poi abbiamo perso un pochino quando ci hanno detto la strategia alternativa, se vogliamo dirla tutta, ma va bene, ci sta. Attenzione, a filo, si rischia. Perché noi qua vogliamo sempre migliorare il tempo, ma... mi sa che ce l'abbiamo fatta, tra l'altro, a migliorare il tempo. Dai, è così. vabbè, perché ci avete le aspettative basse voi, siete dei barboni. Onestamente anche io avevo aspettative basse qui a Monte Carlo, però dai, Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Beh, direi che ha sfruttato alla perfezione la safety car. Quando vero, la gara vero, viene resettata, severo ma ci giusto. Ci fanno tante domande. Torna ai box a cambiare le gomme? Ho spazio sufficiente dietro di me? Quanto carburante posso risparmiare? Solo chi sa dare la giusta risposta a tutti questi interrogativi ha buone possibilità di vincere. Oggi è andata proprio così. Olè. Guardate, si stanno vabbè dirigendo verso il podio proprio in questo momento. Pensa ottima tu. Ottima gara per la McLaren. Guarda là l'Alfa comunque. Davvero contento di vederli sul gradino più alto del podio. Signori, oh, l'auto pure senza danni. Abbiamo dato una gommata all'inizio, ma per il resto a Monte Carlo portarla guardiamo così senza la un grafico piloti è il top. Aggiornata. Lo scienziato giro aumenta più veloce, il suo vantaggio nel campionato. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Penso che sceglierò Pierre Gasly. Il team è stato bravissimo a tenerlo nel gruppo. 17esimo o 14esimo con la Ferrari. Basta al pilota approfittare delle opportunità e lui ci è riuscito con grande abilità. E passiamo ai costruttori. La McLaren continua a guadagnare punti sui rivali. Pochi, e con però questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1. Dai, eh. Ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. C'è tempo, c'è tempo. Ci faccia delle domande mirate all'aerodinamica, signora. Su, su. Ottima giornata. E tu che ne dici? L'aerodinamica. Hai fatto tutto meglio lì della scorsa gara. Cos'è cambiato? Vabbè, piccoli miglioramenti, affidabilità, telaio, eccola qui. Stai andando oltre ogni aspettativa. Dici che ti abbiamo sottovalutato? Perché qua possiamo prendere un po' di sconti per il telaio, per sì, il telaio. Ma un sacco oggi cosa? Ti mancava aderenza o hai valutato male qualche curva? Prima era la gomma, secondo no comment. Nessuna vernice. Ottimo, ed è tutto. Sappi che la gomma non ha vernice, signora. Studi. non è che arriva qua la gomma qua là. Ma che gomma? Lascia fare. Lascia fare. Cioè, che vernice magari.
Andiamo a vedere un attimino quanti puntini abbiamo. Ottimo adesso da gestire. Weekend. È stato bellissimo. Bravissimo. Sul podio. Sembra che anche uno dei tuoi rivali. Che non ce ne frega niente, onestamente. Però, potrebbe essere l'occasione giusta per pubblicizzare la vostra rivalità sulla stampa. Sì, sì, tu pubblicizza. E aumentare la tua popolarità. I tuoi soldi. Tu stai a pensare agli soldi, signore, lo sappiamo. Allora, vabbè, mancano poi questi due. A livello di frenata, signori, ho sempre quel dubbio che aumenta la frenata, ma poi devo diminuire tutto perché sennò ci infrociamo. Guarda, io quasi mi farei lasciamo stare così. Lasciamo stare così. Perché i freni sono sempre un po' una bastardata. Andiamo, eventualmente. Oddio, resistenza qua pure qualche sconto me lo potevo far fare. È vero, non mi ricordavo. Vabbè, comunque non ci abbiamo i puntini, non ci abbiamo i puntini. E anche qua? 1000 e 1000, sti Kaiser. No, ci voleva molto sconto qui. Vabbè, facciamo aerodinamica per il momento, poi la resistenza qualche pezzo lo dovremmo pur prendere. Quindi ci sarà un gran premio dove mi sa che saremo arretrati. Vedremo, vedremo. Sta di fatto, ragazzi, che io vi saluto qui con questo episodio. Voi come sempre lasciate like, condividete per supportare serie e canale. Seguitemi su Instagram, Twitch per le live, secondo canale. E ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da quel tale Ale.